Ricordo ai gentili telespettatori che la prima tranche della linea Umizu è on the line, come dicono i giovani, un fantastico regalo di Natale per parenti, amici, sorelle o fratelli che nuotano, perché no, costumi per lei, per lui e soprattutto una fantastica cuffia per entrambi. Link in descrizione. Ciao Beli, come state? Questo è il vostro carissimo Electric Apu. Ciao bambini. Detto questo, vi dico che non era previsto che uscisse proprio questo video oggi, adesso. In realtà stavo preparando un video su Procreate. Il problema è che il sistema per registrare lo schermo dell'iPad, già della Apple, quindi che fa parte del sistema operativo, fa, lasciatemelo dire, cagare la minchia. E il hardware, l'iPad, non è in grado di sostenere letteralmente la registrazione ed altre applicazioni aperte allo stesso tempo, quindi tutto ampiamente laggoso, ma non laggoso di un pochino, tipo che più o meno si vede, si ferma proprio l'immagine e la fa rivedere dopo un minuto quello che stavo facendo. Quindi totalmente da cestinare il video che ho registrato questa mattina. Ho buttato via circa 2-3 ore della mia vita, ma va bene così, e troverò un sistema per registrare l'iPad, spero, prima o poi. Penso che sinceramente potrei chiedere a Richard, anche se ho notato che sia Fraffro che Richard spesso non registrano mentre che disegnano, ma fanno il disegno e poi mettono, come sto facendo io adesso, il timelapse, cosa intelligente. Il problema è che io volevo parlare proprio di Procreate e delle differenze che ci sono con Photoshop e di quanto io devo trovare compromessi con questo software, o forse proprio con l'iPad in generale, perché non mi permette letteralmente di fare cose come sono abituato a farle, e non è un programma che io riesco ad adattare a me, ma sono io che mi devo adattare al programma. Ed è una cosa ampiamente fastidiosa, perché sinceramente se avete uno strumento non siete voi che vi dovete adattare a quello strumento, ma dovete fare in modo che quello strumento appartenga a voi, che sia il vostro braccio, non voi il braccio del suo corpo, per capirci. Quindi Procreate, a mio avviso, ha un sacco di problemi, piccole lacune, non so se appunto sono legate a Procreate in sé o all'iPad, e sapevo che prima o poi sarebbe uscito una sorta di aggiornamento migliore o addirittura Photoshop su iPad, che sarebbe stato magnifico. Ma come potete vedere in questo disegno, qualcuno di voi magari lo avrà notato, e devo perdere un sacco di tempo nei tratti dell'inchiostrazione, perché non mi vengono come vorrei io. Quando rilascio andare il pennello non mi lascia quella puntina fina sul pennello, sai, quando fai proprio zup, cioè proprio che lo tiri via e ti fa comunque la punta da spennellata. Beh, Procreate non te lo fa, te lo fa diventare un cerchietto, quindi una cosa proprio brutta da vedere. Quindi perdi molto tempo per cose per cui generalmente ci metteresti secondi, e semplice copiare e incollare, non saprei, aggiustare delle cose, selezione per selezionare semplicemente i vuoti da riempire con un colore in modo da accelerare. Su Photoshop io ho impostato delle cose che mi facilitano molto molto la vita, semplicemente per esempio fare una selezione, espandere quella selezione di un paio di pixel in modo da poi buttarci dentro il colore, hai finito di riempire. Poi magari sì, c'è qualcosa da aggiustare nel riempimento di quel colore, però su Procreate proprio non c'è una funzionalità simile, quindi tutto va riempito a mano, come si può vedere nel disegno. E una volta riempito a mano devi stare lì a perdere tempo su micro aggiustamenti che puoi aver fatto tu come errore umano, o che il programma tra virgolette ti ha costretto a fare, perché è una sensibilità ben diversa rispetto a quello di Photoshop. Detto questo, non penso che sia un problema mio, perché se no non avrei problemi anche su Photoshop. Cioè, se faccio cagare su Procreate e faccio cagare su Photoshop, allora dico ok, sono io il problema, lasciamo perdere il disegno, che devo dire. Invece a me mi dà l'idea che solo su Procreate ho problemi, e ne volevo parlare, volevo farci un bel video, invece è andato tutto a, come si suol dire in gergo un po' più chiaro e potabile, è andato a puttane, ecco. Quindi questo video comunque sia che una sorta di rant per aver perso tempo. Spero comunque che vi delizi la vostra giornata o questo breve video in cui vediamo questo speed art di Flygon, uno dei miei Pokémon preferiti, che ancora è leader della mia squadra competitiva.